sia lodato Gesù Cristo. Scorrendo la storia di Israele, la prima lettura ci fa capire che il Signore amava Israele molto, se ne prendeva cura, gli mandava i suoi profeti per indicargli la strada quella giusta, ma Israele disprezzò le parole dei profeti, di quei messaggeri, al punto tale che l'ira di Dio raggiunse il culmine senza più rimedio. Così dice la prima lettura che abbiamo letto oggi. Quindi Israele era sconfitto, umiliato dai babilonesi. Questo diventa una punizione per la loro infedeltà. E questo vuol dire che ogni azione negativa ha anche una conseguenza negativa. Dio non castiga, è il nostro peccato che ci castiga. Chi pecca contro Dio, diciamo, denaggia se stesso. Quanto lo odiano, amano la morte. Ma il libro della Sapienza, se leggiamo il primo capitolo dal versetto 12 al 13, ci ammonisce: non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attirate la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. È la stessa cosa che San Paolo dice. Paolo, scrivendo ai Romani, capitolo 6, versetto 26, dice che il salario del peccato è la morte. È molto chiaro. Qui non si parla della morte fisica, ma la morte spirituale. Ma Paolo non ferma lì, dice anche che il dono di Dio, il dono dello Spirito Santo è la vita eterna. Quindi chi fa il bene ha la vita eterna e chi vive nel peccato è già morto. La morte come conseguenza del peccato. Qui non è riferita alla morte fisica, perché ci sono delle persone che camminano fisicamente, lavorano fisicamente, ma spiritualmente sono morti. Chi sta lontano da Dio, chi conduce la vita corrotta, chi segue la voglia della propria carne, chi ha i desideri cattivi, sta rovinando la sua vita, sta consumando la propria esistenza, quindi è morto spiritualmente. Convertitevi e credete al Vangelo, così dice il Vangelo. Nella seconda lettura Paolo cerca in tutto il vocabolario a sua disposizione le parole giuste, le parole adeguate per descrivere, per svelare la consapevolezza di quanto Dio ci ama, di quanto Lui è ricco di misericordia. Ci ha dato la consapevolezza che Dio ci ha scelti per essere i Suoi figli, prima della creazione del mondo, per essere santi, per essere immacolati, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi. E tutta la Bibbia non fa niente altro che narrare l'amore di Dio per noi, l'amore di Dio per l'umanità. Ci ha amati mentre eravamo ancora peccatori e ci ha dimostrato questo concretamente, mandando il suo unico figlio per morire per noi, i peccatori. Infatti, ecco perché il Vangelo d'oggi dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Chiunque crede in lui abbia la vita in abbondanza. Giovanni 3, versetto 16. Nel contesto di questo Vangelo, l'Evangelista Giovanni usa la parola il mondo, mondo, e per riferire all'umanità,
non mondo per riferire a questa terra. Quindi Dio ha tanto amato il mondo, vuol dire che Dio ha tanto amato l'umanità, l'essere umano. Dio ama l'umanità in modo tale che dona il suo unico figlio per te, per me, per tutti noi, per te particolarmente. Dio ti ama nel modo tale che se tu fossi l'unico peccatore nel mondo, Dio lo stesso avrebbe mandato il suo figlio per morire e salvarti soltanto. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare, per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, affinché gli uomini abbiano acceso alla vita eterna, l'abbiano la vita eterna in abbondanza. Quindi per amore di Dio siamo salvati, per amore di Dio c'è la redenzione, per amore di Dio c'è il perdono, per amore di Dio c'è la misericordia, la pace. Carissimi, in questa quaresima, quindi, dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. La Bibbia dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Gesù è già innalzato. Quello che manca è il nostro sguardo fissato sempre su di lui. La Quaresima è l'occasione per ricominciare da Gesù, il tempo propizio per la Chiesa, che la Chiesa ci dona per tornare all'essenziale, per verificare la nostra fede e per incontrare Dio in un modo particolare, in un cammino rinnovato. È un tempo della verifica della nostra fede, la nostra fedeltà nel rispondere al progetto di Dio, perché possiamo averlo tradito come Giuda e possiamo averlo distorto a causa della nostra ipocrisia, a causa della nostra stanchezza spirituale, a causa della nostra trascuratezza. Quindi dobbiamo ricominciare di nuovo. L'unico riferimento è sempre Gesù Cristo. Dobbiamo camminare sempre sulla via della giustizia, la via della santità che Gesù ci ha insegnato. Infatti tutto il nuovo comandamento si interessa alla dottrina centrale del ritorno di ogni uomo a Dio, ritorno di ogni uomo alla santità. Se vogliamo essere sinceri con noi stessi in questo periodo, dobbiamo buttare via le nostre maschere, la nostra ipocrisia, e troviamo il nostro vero io, perché è quello che Dio vede. Dio non vede la tua apparenza, Dio vede il tuo cuore. Se il cuore non cambia, non cambia niente nel mondo. Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. Allora la Quaresima è un momento che dobbiamo guardare noi stessi nello specchio per vedere se c'è qualcosa da cambiare. E certo, c'è sempre qualcosa nella nostra vita da migliorare. Quindi lasciatevi riconciliate con Dio. Ecco, ora è il momento favorevole, il giorno della salvezza. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Sia lodato Gesù Cristo. This is my story, this is my song, praising my Savior.